Settimana interessante quella che si è appena conclusa, con alcune notizie buone, altre cattive. Iniziamo subito da queste ultime, parlando del solito imbizzarrito analista americano Michael Pachter, secondo il quale PlayStation 4 e Xbox One avrebbero già le ore contate, visto che lo streaming dei videogiochi è sempre più diffuso e i telefonini sono sempre più potenti. Certo, ci sembra un po' presto per fare delle previsioni del genere, il buon Michael non si smentisce mai. State giocando online, perdete malamente e rosicate talmente tanto da mandare gli SWAT a casa di chi vi ha battuto, e il fenomeno dello SWATting, una moda, diciamo, abbastanza pericolosa che si sta sviluppando negli Stati Uniti, ne abbiamo già parlato. È successo però che un ragazzo americano si è visto appunto gli SWAT entrare in casa, convinti di trovarlo armato fino ai denti. Lui non aveva ovviamente armi, ma gli agenti hanno comunque trovato 30 grammi di marijuana che gli sono costati l'arresto. Le accuse sono poi state ritirate, viste le particolari circostanze che hanno portato alla scoperta della sostanza stupefacente. La figura femminile nei videogiochi è oggetto di un dibattito piuttosto interessante. Ultimamente una delle figure più rilevanti in questo dibattito è quella di Anita Sarkeesian, la femminista americana che ha creato una serie di video documentari dedicate alla figura della donzella da salvare. Si può essere d'accordo o meno, ma certo c'è un limite che non va superato, ma qualcuno puntualmente l'ha superato e Anita è stata minacciata di morte. Le minacce sono state prese talmente seriamente che ora se ne occupa addirittura l'FBI. Noi pensiamo che il dissenso sia una cosa sacrosanta e vada manifestata però nei modi più consoni. Cambiamo decisamente tono e passiamo alle buone notizie, cominciando dalla grande quantità di articoli che potete trovare su vg247.it, perché la passata settimana è stata ricca di eventi stampa ai quali abbiamo partecipato. Avete letto le nostre impressioni sull'ombra di Mordor e Drive Club, ma molti altri articoli arriveranno nel corso della prossima settimana, quindi rimanete con noi. Bloodborne, il nuovo gioco in esclusiva su PlayStation 4 dai From Software, i creatori dell'amatissimo e difficilissimo Dark Souls, arriverà in Europa il prossimo 6 febbraio 2015, un giorno dopo l'uscita asiatica e giapponese. Sul sito, grazie al TGS che si è appena concluso, abbiamo potuto vedere un sacco di nuovi video di gameplay e non vediamo veramente l'ora di mettere le mani su una versione in anteprima. Cosa fare con 2,5 miliardi di dollari non è una domanda facile. Noi potremmo girarla a Marcus Notch Persson, il creatore di Minecraft, che ha venduto in Mojang il suo studio di sviluppo a Microsoft proprio per 2,5 miliardi di dollari. La notizia noi la mettiamo tra i top perché è una buona notizia per il mercato, anche se qualcuno si è un po' preoccupato, nello specifico gli utenti Sony, che pensavano di non vedere più il sandbox sulle loro console, anche se Microsoft ha confermato che non sarà un'esclusiva. Voi cosa ne pensate? Secondo voi è una buona notizia questa transazione? Fatecelo sapere nei commenti sul sito, ma anche su Facebook, Twitter, YouTube, Google+ ed Instagram. Ciao e alla settimana prossima!